Dalle 6 della mattina erano venuti con questi due grossi servizi ad ordine, questo di botteghe oscure rafforzato da Via dei Frentani, dove aveva sede la federazione del PC dell'epoca, che è qui limitrofo all'università, e quello del sindacato portato con tutti i permessi sindacali. Il movimento arrivò un'ora e mezza più tardi in quanto tale, si presentò alle sue ore canoniche senza bisogno di dare rappresentanza a quello che loro volevano fare. Si trovarono questa massa, come dire, di presenza, perché 2000 persone non sono poche. Come vedi, si erano messi con quasi delle spalle riparate. Quindi tra la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di, mi sembra che sia fisica quella lì, sì, fisica vecchia. Il movimento veniva soprattutto, era indicato come il movimento di lettere inizialmente, eccetera, quindi piano mano che arrivavano loro avevano fatto uno sbarramento qui proprio alla mezzeria della Minerva, a tagliare così, da lì fino a questa via di scorrimento che porta all'uscita. Il movimento si portò piano piano lì, ovviamente mentre ci si parlava a gesti, a parolacce, diciamo così, eccetera, piano piano è andato strutturandosi, volenti o nolenti, due cordoni che dividevano ovviamente queste due sezioni, insomma. E qui si ingrossava sempre di più. Immagina che a un certo punto, verso le 10:30, quando l'AMA comincia a parlare indipendentemente con senso o non senso di chi ci aveva davanti, c'erano già 5.000 persone qua. Via, 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 arriva la polizia! Via, arriva la polizia! Via, arriva la polizia! Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. L'AMA, versione, batte il cannone! A un certo punto, dopo che l'AMA alterca, dice delle cose ignobili ovviamente nei confronti del movimento, gli dà degli ordini di dire: voi dovete ritornare a studiare, dovete ritornare nei vostri quartieri, non dovete presidiare l'università, ti ricordo che era gran parte delle facoltà erano occupate, insomma, eccetera. Questo signor Ughetto, un omone che ci aveva, gli mancavano 10 diottrie, però quello che c'aveva in mano era uno strumento di aggressione, perché c'era un grosso estintore, non so se si era portato appresso o l'aveva recuperato in qualche facoltà, che a un certo punto, proprio perché spesso non è capace di fare neanche quel servizio d'ordine, apre sta valvola, la spara addosso a tutti quanti noi, quindi c'è una nuvola di estintore, insomma, eccetera, è sembrato quasi un segnale, mo ci avete rotto veramente, e quindi l'ondeggiamento è diventato uno sfondamento, insomma, no? Di cazzotti, ci mancherebbe altro, ma il movimento non si era portato niente perché non aveva bisogno, e qui ormai era diventato, dai 5.000 erano diventati 8.000, 9.000, ti immagina questi grandi cori, scemi scemi, andatevene, non siete benvenuti, tutte queste cose. A un certo punto l'ondeggiamento è fortissimo, arriva vicino al camioncino, l'AMA viene fatto scendere di corsa, ovviamente, come ti ho detto, sta lì, poteva, io credo che loro avevano intenzione di uscire
dalla parte del Policlinico, però nella concitazione non gli è riuscita questa manovra e a un certo punto si arriva sotto il camioncino, si spinge già per ribaltarlo e l'ama prende invece la strada qui del rettorato, cioè quel sottopasso del rettorato, e va verso Viale Regina Margherita. Vedi questo lama ansitante, questo lama proprio a mo' di i lama del Tibet, insomma, che sono spesso con la bava e soffocano, eccetera, che ci avvicino due della segreteria nazionale della CGIL e ogni tanto fa per mo' di girasse, che me stanno a pià, che ci stanno a pià, insomma, quella la romana, e invece corre, corre, se volevamo prendere lama, ovviamente, prenderlo, legarlo al palo della tortura, fare questi gesti di indiani, perché qui era pieno di indiani metropolitani, anche segnati come indiani, eccetera. Lui era il generale Custer venuto a provocare o a fare la collina del disonore in quanto tale, e guadagna l'uscita con questa dimensione della controinformazione che lo insegue. Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo. Senti, questa è la seconda volta che l'università esplosa ed è la seconda volta che esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? Un fatto cronico questo? No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando. Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta? Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma. Netti quelli dell'allora segretario della CGIL in questa intervista raccolta dal giornalista Rai subito dopo l'interruzione del comizio. Chissà se Lama sapeva che la sua cacciata dalla Sapienza sarebbe passata alla storia, se non altro perché segnò la frattura fra il PC e il movimento studentesco. Di certo sottovalutava la portata di una protesta che stava per diventare di massa e che ebbe come scintilla pochi giorni prima un altro episodio ben più grave all'interno della città universitaria. L'innesco, sembra quasi c'è sempre un detonatore diverso da questo punto di vista, avviene qui. Il 1 febbraio, qui sulla Minerva, su questo corridoio, c'è i fascisti che hanno più o meno avuto sempre uno spazio qui a Roma, ti ricordo che nel 72 erano il terzo partito, 12,7% avevano, prima dei socialisti, arriva una banda che fa capo al giovane fascista Librandi, che ha un padre magistrato che lo assolve costantemente all'interno del Tribunale di Roma, sono in cinque. Tira fuori la pistola, qui c'è un gruppetto di compagni, un compagno purtroppo cade, sembra morto, si fa 30-35 giorni di coma, ha ancora un pezzo di pallottole ovviamente a quel livello, ovviamente c'è una reazione umana, sociale, studentesca, c'è un accumulo romano, insomma, è come quel giorno a Genova con Carlo Giuliani, insomma, no? C'è un attimo di fermo, di stop, di atterrimento, e poi c'è questo. Il giorno dopo già 5.000 persone escono all'università e inizia la storia del movimento studentesco del 77. Nel giro di 5 giorni l'intera città universitaria di Roma è occupata. La Sapienza diventa il punto di partenza di un movimento destinato a lasciare un segno profondo nella storia d'Italia. Erano giorni che valevano anni in quanto tale. Sai, il re diventava nudo, era possibile l'impossibile da questo punto di vista, e soprattutto significava che chi aveva deciso di giocare una carta importante, un asso di cuori, era stato improvvido, non aveva capito ovviamente che cos'era quest'anima libertaria
ma anche estremamente determinata del movimento. Erano gli anni in cui l'università serviva da serbatoio di massa della disoccupazione, migliaia di giovani che uscivano dall'università col pezzo di carta venivano praticamente parcheggiati. Erano gli anni in cui l'università serviva da serbatoio di massa della disoccupazione, migliaia di giovani che uscivano dall'università col pezzo di carta venivano praticamente parcheggiati in queste università statali senza grosse prospettive per il futuro. Qui l'università diventa come un enorme squat, come un luogo fisico in cui si ritrova un proletariato giovanile metropolitano. L'università è diventato quel punto di riferimento perché detto, c'erano stati tante di quelle esperienze e soprattutto per questa combinazione urbanistica e architettonica, insomma urbanistica perché sta tra questi due angeli custodi, il quartiere di San Lorenzo con il suo antifascismo, come dire, mantenuto anche nel momento peggiore quando governava il fascismo eccetera, sono entrati pochissime volte i fascisti nel quartiere di San Lorenzo. E il piccolo soviet del Policlinico che fin dal 72 ha dato luogo a tante di quelle battaglie per il recupero della dignità e anche per diritti, come dire, sindacali all'altezza degli altri, insomma, in quanto tale. L'assemblea dei lavoratori del Policlinico prende in mano completamente la situazione e incomincia a portare avanti un discorso anche di socialità, quindi noi incominciamo con gli ambulatori gratuiti, incominciamo a far chiudere le camere a pagamento, perché ti dico e ti racconto naturalmente una situazione precedente alla riforma sanitaria del 78, in cui ancora c'erano le mutue, in cui secondo che mutua avevi diritto a alcune prestazioni sanitarie, altre le pagavi, eccetera eccetera. Quindi noi iniziamo anche come lavoratori a porre il problema di quello che era il diritto alla salute. Si trova immediatamente un tipo di alleanza anche con l'utenza, perché è impossibile pensare di poter fare una lotta all'interno di un diritto alla salute che sia un qualcosa che riguarda solo i lavoratori. L'utenza naturalmente deve essere sia informata di quello che succede, ma più che altro, come ti dicevo, dentro una struttura universitaria come il Policlinico avvenivano anche delle cose scandalose, che potevano essere lo studio sui malati, la sperimentazione a mo' di cavie, il fatto naturalmente di utilizzare alcuni farmaci non certo col consenso informato che adesso viene previsto, e col fatto naturalmente delle astanterie che venivano considerate proprio il ghetto dove venivano scaricati tutti i malati o non raccomandati o non considerati interessanti, cioè, quindi abbiamo un terreno molto fertile per far partire queste lotte. E in più partiamo col discorso di unificare appunto tutti i lavoratori all'interno dell'aspetto pubblico. La protesta dilaga rapidamente, investe diversi ambiti della società italiana di allora. Nel giro di pochi giorni si iniziano a raccogliere i frutti di anni di lotta e mobilitazione. Nelle prime settimane del 77 l'unità di settori sociali diversi conosce una brusca accelerazione. L'obiettivo non è solo la difesa dei diritti dei lavoratori e degli studenti, ma qualcosa di più ambizioso, la conquista dei bisogni primari. Con una sostanziale e decisiva novità, il meccanismo della delega viene messo in discussione. Nel sindacato, nella politica, ovunque, sono i soggetti stessi che si riprendono. Prendono le piazze anche in periferia. Sono gli anni in cui si fanno anche le prime iniziative nei quartieri popolari gestite. Io stavo in un quartiere popolare, mi ricordo nel 75-76, iniziamo una battaglia nei confronti dei primi supermercati che nascono nelle periferie romane, in cui chiediamo la riduzione dei generi di prima necessità. E questo tipo di battaglia non è fatta dalle avanguardie politiche, è fatta soprattutto dalla gente, perché come al solito alcuni settori sociali non riuscivano ad arrivare a fine mese, non è una novità che si è determinata di questi tempi.
È così che prende corpo il movimento più rimosso dalla memoria collettiva del nostro paese. I gruppi post 68 fanno parte ormai del passato, Avanguardia Operaia e Potere Operaio si sono sciolti, Lotta Continua al congresso di Rimini ha proclamato l'autoscioglimento. Eppure il 77 rappresenta uno degli anni più caldi della storia repubblicana, un anno difficile che si presta a letture controverse, ma che merita innanzitutto di essere riportato al posto che gli spetta nella memoria storica attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuto da protagonista. Vincenzo Migliucci, oggi ancora in prima linea contro le ingiustizie sociali nei Cobas, allora figura di spicco dei cattivi di Via De Volci, a Roma, agli autonomi, Graziella Bastelli, proveniente anche lei dall'area dell'autonomia di San Lorenzo, con un ruolo di primo piano nel collettivo del Policlinico, oggi si occupa di adolescenti con gravi patologie psichiatriche all'Umberto I, oltre ad aver fondato l'associazione Il Grande Cocomero, uno dei più riusciti esperimenti di volontariato nell'ambito del disagio mentale e non solo, e ancora Bruno Papale, un passato nell'autonomia e un presente di impegno nella lotta per la casa a Roma, e poi Emma Baeri, una breve parentesi con i radicali, ma soprattutto una vita spesa per le rivendicazioni delle donne. Gianni Borgna nel 77 aveva da poco lasciato la FIGC, l'organizzazione dei giovani del Partito Comunista, oggi è presidente della Fondazione Musica per Roma, mentre Oreste Scalzone, passato alla storia per il banco piovutogli in testa durante gli scontri con i fascisti a Giurisprudenza nel 68, fu tra i fondatori di Potere Operaio e successivamente un punto di riferimento per il movimento del 77. Scalzone, arrestato nell'81, è tornato in Italia pochi mesi fa, dopo anni vissuti a Parigi per evitare il carcere. Chiunque è sceso in piazza almeno una volta negli ultimi 30 anni non può poi non aver notato l'obiettivo di Tano D'Amico, il fotografo del movimento. Sono loro i protagonisti di questa storia, loro come tanti altri che hanno dato vita a una tra le esperienze di lotta più eterogenee, allo stesso tempo di massa, della storia d'Italia, dove convivono l'ala creativa e i duri e puri, non un semplice movimento animato da ribellismo giovanilistico, né l'espressione di una feccia della società, come aveva terrorizzato allora il docente universitario Alberto Asorrosa. Il 77 rappresenta, senza volerne fare una specie di museificazione, però una sorta di condensato, quasi di soprassalto, in cui si rapprende il senso di tutta la fase precedente, degli anni, seconda metà degli anni 60, anni 70. Quindi sicuramente forse quello che volevano cancellare col 77 era anche questa ormai diffusione, generalizzazione di quello che gli anni precedenti avevano sedimentato, che era effettivamente questa voglia di contare, di prendere coscienza, di non delegare più nei sindacati, nei cosiddetti partiti, eccetera, quelle che erano naturalmente non solo le voglie dei lavoratori, perché io parto naturalmente da un'esperienza nel mondo del lavoro, ma più che altro appunto complessivamente come individui, quindi dalle donne alle, appunto, che dicevamo, ai lavoratori, agli abitanti dei quartieri, eccetera. Quindi il 77, poi anche gli studenti, quindi si concretizza in modo sempre più evidente quello che era un qualcosa che si era sedimentato negli anni e che aveva coinvolto su alcune lotte particolari tutta una serie di persone che nel 77 incominciano poi a praticare le cose che in fin dei conti ci avevamo tutti dentro. Dunque, sembra assurdo ora, ma c'era un volersi bene che comprendeva tutti quanti noi, un volersi bene. Noi eravamo legati al di là delle differenze da un profondo affetto. Esistono delle parole di un romanziere che ha vissuto quei giorni, che è Henry De Luca, in cui lui dice che ci conoscevamo tutti, ed è vero che ci conoscevamo tutti, per nome magari, oppure come quello che era amico di il ragazzo, la ragazza bionda che era amica di, che viveva in un'altra città. Ecco, questo volersi bene che un po' è stato spezzato. Invece, rispetto alle autorizzazioni, quello che fecero, che facemmo in moltissimi quartieri popolari di Roma, erano picchetti di giorni e giorni ai supermercati, sciopero della spesa in cui si chiedeva il 30% di diminuzione, mi ricordo ancora, di una lista di prodotti che noi facemmo, che erano essenziali per le persone. La risposta fu, dopo che in moltissimi quartieri fu fatta questa pratica, che per cui non è che impediva, era la gente che aveva deciso questa forma di protesta, furono le cariche della polizia, insomma. Nessuna decisione è stata presa mai sopra le loro teste, è stata sempre presa con la democrazia diretta in queste faticosissime assemblee che poi si spostano costantemente a legge e sono un catino che percorre
2.000-2.500 persone, e stai lì una giornata a fare mozione 1, mozione 2, mozione 33, 54, insomma, cioè, una pazienza infinita. Alla fine però era un atto di legittimazione di una speranza di una nuova società. Sono un catino che percorre 2.000-2.500 persone, e stai lì una giornata a fare mozione 1, mozione 2, mozione 33, 54, insomma, cioè, una pazienza infinita. Alla fine però era un atto di legittimazione di una speranza di una nuova società. Mi costringe a fare. Le occupazioni delle case dei primi del 73-74 sono una novità assoluta, poi si diffondono anche a livello nazionale, a Torino, eccetera. Sono una novità assoluta perché fino alla fine degli anni 70 era il SUNIA, cioè era il Partito Comunista Italiano che portava la gente a occupare. Dopodiché c'è questa inversione di tendenza, appunto si cominciano processi di come cogestione del potere, la gente non trova più il suo referente politico, non trova più colui a cui andare per fare queste cose qua. E quindi questi movimenti coinvolgono ma decine e decine di proletari che sono pronti e sono disposti, perché l'occupazione, tra le tante cose, l'occupazione di case del 74 non sono come indolori, cioè la gente si difende le case, ci furono scontri in tutta la città e questo tipo di conflitto viene portato proprio dalla gente dei quartieri popolari. Roma è l'epicentro del 77, l'80% delle manifestazioni, dei momenti di lotta e anche di violenza avviene nella capitale. Nel movimento che parte dall'università e si allarga a tutta la città convivono diverse anime. È una composizione estremamente variegata, però l'anima e il riferimento, potremmo dire l'egemonia, quel concetto che facciamo d'egemonia non organizzativa, è di Via dei Volsci. Dico non organizzativa perché Via dei Volsci capisce, noi capiamo che avendo considerato sempre l'organizzazione un mezzo e mai un fine, non ci interessa capitalizzare ovviamente assorbendo, non facevamo tessere ovviamente eccetera, assorbendo i piccoli leader del movimento del 77 eccetera, ma ci autosciogliamo in esso. Guarda, il movimento femminista ha avuto la grandissima intuizione, la grandissima intelligenza di prendere le distanze dalla violenza. Il movimento femminista è un movimento non violento e quindi quando tu vai con la non violenza in una piazza, con la non violenza nel mondo, tu hai metà della vittoria in tasca. Noi ci siamo salvate come donne femministe da tutti gli orrori che il terrorismo dell'epoca ha portato. Considera che fare 6 mesi di assemblea permanente ha significato poi fare una marea di cortei, riuscire a discutere in assemblea di tutto e di più, ma ti dico anche a livello umano si è discusso di quelli che erano i rapporti di coppia, del maschilismo che di fatto era imperante e che ancora oggi dobbiamo come donne combattere abbondantemente, sul ruolo naturalmente di molti compagni che poi dopo dentro casa erano pieni di contraddizione. Quasi tutto uguale, ma mia rabbia legge sopra i quotidiani. Sono stati gli indiani metropolitani. Gli indiani metropolitani erano un movimento creativo, era un movimento in fondo non violento, un movimento che poi ha lasciato qualcosa, ha lasciato un segno, nella musica, ha lasciato un segno nell'arte e questa loro appunto creatività un po' dadaista, un po' surrealista. Loro ovviamente sono un corpo nel corpo, insomma, la lagradia si vede per tutto, almeno fino
a Giorgiana Masi si vede espressa costantemente nei manifesti che fanno, nelle fanzine, viene avanti in quel momento il nome fanzine, insomma, in questi pezzi di carta fatti con vignette, con fish e poi con queste salaci battute, insomma, eccetera. È in questa fase di fermento che si fa strada all'innovazione culturale, appaiono nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione, a partire dai giornali che fanno satira, rompendo la logica canonica della rivista politica. In questo contesto il genio di Andrea Pazienza coglie alla perfezione il mutamento di un'intera generazione. Questo personaggio che sto disegnando adesso è personaggio legato indissolubilmente al 77, si chiama Pento, da un banale nome che mi venne là per là. È un po' disilluso, vorrebbe avere un carattere alla Chandler, che in effetti è soprattutto molto ignorante, non capisce nulla e le cose che gli succedono un po' suo malgrado, addosso, non ha un buon rapporto con le ragazze e insomma diciamo che è esattamente il contrario di quei invece di quei ragazzotti vissuti sempre in città, li chiamo ragazzotti ma non per offenderli, che sapevano già tutto della vita già a 16 anni. Io a 21 anni ne sapevo davvero molto poco. Tra le innovazioni nella comunicazione, quella che incide di più è senz'altro quella radiofonica. Nascono le radio del movimento, Radio Licea Bologna, Radio Popolare, Radio Città Futura, Radio Onda Rossa. Ti ricordo che nel metà maggio del 77 nasce anche Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa nasce come esperimento collettivo, quindi sono operai che la tirano su materialmente, sono operai e tecnici quelli che fanno i primi redattori, ma sono soprattutto quest'anima già costituita del movimento studentesco che dice è la nostra radio e quindi diventa un megafono preciso, è pure un'esperienza nuova, non la conosceva nessuno, quindi tutti che lo radiolino, c'è una radio fissa qui a Lettere, un'altra radio fissa qui a Giurisprudenza. È chiaro che il 68 evoca immediatamente un'onda lunga che traversa direi il mondo, quindi vuol dire anche tante cose diverse fra loro, ma conserva con sé la memoria di una rottura dell'inerzia dei tempi, di una rottura dell'ordine costituito delle cose, dei sistemi, delle relazioni sociali, delle istituzioni, però in qualche modo il 68 rappresenta anche una sorta di anche grande teatralizzazione, cioè ci sono aspetti materiali, se c'è senz'altro, però in qualche modo c'è forte ancora un elemento ludico nel voler come ripercorrere la memoria delle grandi rivoluzioni storiche. Il 77 è invece un'esperienza più dura, più densa, meno recuperabile, questo non è il senno del poi. Potremmo dire che forse la forza attuale del 77 sta anche nel fatto di essere incompiuto.
non fallito, ma come strozzato da uno scontro di estrema violenza. Nel 68 invece c'è ancora, come dire, la vecchia genia dell'organizzazione. Sta anche nel fatto di essere incompiuto, non fallito, ma come strozzato da uno scontro di estrema violenza. Nel 68 invece c'è ancora, come dire, la vecchia genia dell'organizzazione, dell'intendere l'organizzazione politica, che trascina tutto questo movimento. Cioè, infatti la rottura avviene subito dopo, avviene nei primi anni 70 e si comincia a maturare un processo e un intendere l'organizzazione sociale diversa. Nel 69 ci sono movimenti che gridano potere studentesco, qualcun altro che grida potere operaio, cioè c'è una concezione che è ancora legata ai vecchi schemi, insomma, che si mette in conflitto col Partito Comunista, che è legata al movimento così dei consigli per quanto riguarda le situazioni di fabbrica, ma non è ancora quel movimento che va alla rottura politica profonda e riconosce anche nel Partito Comunista e nei sindacati l'elemento del controllo. Questo avviene in parte in alcune organizzazioni, non avviene nella totalità del movimento. Il movimento del 68-69 scende in piazza insieme ai sindacati. Il grosso del 77 era questa grande bomba di socialità che ha permesso a tutti di poter essere dignità, di poter essere persona, di poter essere soggetto pensante. Però poi dopo è chiaro che le contraddizioni hanno fatto pure man bassa, insomma, perché siamo arrivati naturalmente agli anni di piombo, alla repressione più sfegatata, al richiudersi naturalmente, specialmente per le donne, naturalmente all'interno della casa con determinati ruoli che non erano più solo quelli di casalinghi, come poteva casalinghe, che era quello che aveva mia madre, ma sono diventate casalinghe, precarie, assistenti sociali, infermiere e via di seguito, rispetto a una società sempre più disastrata su quello che è il diritto di libertà. Sai, allora veramente la piazza diventava anche lì una continuazione di tutto quello che faceva, era difficile mancare a una manifestazione. Come molti altri dei ragazzi e delle ragazze eravamo in piazza, eravamo dalle parti di Corso Vittorio, insieme a molti altri che come noi avevano deciso quel giorno di scendere in piazza. Non solo e soltanto per raccogliere quello che era stato l'invito di Pannella di festeggiare l'anniversario del referendum sul divorzio di 3 anni prima, ma perché, come molti ricorderanno, erano in quella giornata esattamente 2 mesi dal divieto di 2 mesi prima dell'allora ministro degli interni, poi futuro presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, 2 mesi esatti dal divieto di manifestare nella città di Roma. Il divieto ovviamente era nei riguardi del movimento del 77. Quel giorno io con alcuni compagni fuoriusciti dal PC, perché quell'anno ho lasciato il PC dopo i fatti dell'università, ero venuto a assistere alla manifestazione promossa di Radicale a piazza Navona. Arrivati a piazza Argentina, la polizia fermava gli autobus, saliva sugli autobus, controllava tutti quanti. Quando eri vestito in un certo modo, che eri sospettato che potevi essere un manifestante, ti portavano via. Giorgiana Masi era una di quelle ragazzine, perché era una bambina proprio, che andava a dire che era felice, che si era vinto
per il divorzio qualcosa che serviva a tutta Italia, che serviva a tutta la nazione, che serviva alla democrazia. Di fatto non c'era stata nessuna volontà da parte dei ragazzi, delle ragazze del movimento di voler assaltare le forze dell'ordine. In più di un'occasione, rileggendo quei giornali adesso a 30 anni di distanza, si ribadisce che al massimo quello che era la provocazione da parte di questi ragazzi o delle ragazze era il classico coro che si faceva in quegli anni, e poi hanno fatto tanti e tanti altri in altre occasioni, il classico scemi scemi. C'era il divieto di Cossiga, che avete vietato tutte le piazze a Roma per 45 giorni, e quel giorno i compagni del movimento, le compagne del movimento decisero di accettare la sfida per cercare appunto di rompere il divieto con massima volontà di non determinare scontri di piazza. L'atteggiamento delle forze dell'ordine fu estremamente chiaro. Per la prima volta occuparono la piazza dove i radicali hanno detto una manifestazione. Questi spari furono vissuti da chi ci stava, non è che bisognava star vicino, perché poi è chiaro che all'interno di una manifestazione è automatico il tam-tam che mandi, insomma, no? Rispetto a una tragedia così grossa. Proprio mentre attraversavamo il ponte si sono sentiti dei spari, gente che è caduta per terra. Io mi sono pure messo paura e me ne sono andato, il primo autobus l'ho preso, e questa è stata la mia giornata. Poi sento alle televisioni che c'era stato il morto qui, proprio in questo punto, di Giorgiana Masi. Giorgiana Masi viene uccisa a Roma all'altezza di Ponte Garibaldi il 12 maggio del 1977. A colpirla mortalmente è un proiettile alla schiena durante una manifestazione promossa dal Partito Radicale nell'anniversario del referendum sul divorzio, nonostante il divieto imposto dal Viminale. Il bossolo non è stato mai ritrovato. L'indagine giudiziaria fu chiusa nel 1981 dal giudice Claudio D'Angelo, con un non doversi procedere per essere rimasti ignoti i responsabili del reato. Quella di Giorgiana è ancora una morte senza un colpevole, uno dei tanti misteri d'Italia. Il 13 maggio 1977 Francesco Cossiga riferisce alla Camera. Teniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento delle condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare per netta decisione, e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza, hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza e di moderazione, pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti. Il PCI vota la fiducia al governo Andreotti. Solo pochi organi di stampa, oltre al Partito Radicale, sostengono che in piazza ci fossero agenti in borghese armati e infiltrati tra i manifestanti. La foto, scattata da Tano D'Amico, porta alla luce la verità. Agenti in borghese scendono sempre in piazza, è inutile, quindi non mi resi conto dell'importanza di quell'immagine, che non è importante di per sé, anzi bisogna dire che quell'agente non è quello che ha ucciso Giorgiana, era in un altro luogo, ma questo bisogna dirlo, e se quell'immagine ha importanza è per la sua astrattezza, cioè per la capacità che ha, dopo anni e anni, di mostrare gli agguati che lo Stato tende ai cittadini, quando i cittadini vogliono prendere in mano la loro stessa vita.
Io personalmente ho visto uno di loro con la pistola lungo il fianco che camminava e l'ho rivisto poi fotografato in quella famosa fotografia in cui si riconobbe un poliziotto. Io personalmente ho visto uno di loro con la pistola lungo il fianco che camminava e l'ho rivisto poi fotografato in quella famosa fotografia in cui si riconobbe un poliziotto. Quindi che non mi si venga a dire che non c'era polizia travestita da autore. Questi ci stavano, avevano già sparato, vi ricordo una manifestazione al Campo dei Fiori, eccetera, che erano stati rifilmati, infatti in alcuni filmati anche rivisti, eccetera, venivano denunciati dai giornalisti che ti dicevano ce l'avevo vicina, erano vestiti da hippie, col capello lungo, eccetera, eccetera. Perché naturalmente gli stessi livelli che da una parte usava il sindacato del PC venivano usati dalla polizia attraverso appunto le falsità, le ipocrisie e quindi anche l'utilizzo di poliziotti in borghese, e così speravano di poter dare la colpa naturalmente o agli autonomi cattivi oppure appunto a quelli che non erano i poliziotti ma che avevano creato confusione e morte perché volevano produrre quello. Un filmato reso pubblico dai radicali pochi giorni dopo la morte di Giorgiana conferma l'atroce verità. Vale la pena riguardarlo più volte. L'uomo con la pistola in mano è vestito come un ragazzo qualunque, con tanto di borsa a tracolla. Francesco Cossiga, in un'intervista realizzata da Claudio Sabelli Fioretti per Rai Sat Extra, ha spiegato la sua verità. Perché il questore di Roma, che pure era un mio amico, mi disse che non c'erano né funzionari della polizia, un ufficiale dei carabinieri o sottufficiali in borghese armati. Cossiga allora destituì il questore e successivamente andò in Parlamento a chiedere scusa. Da allora, tuttavia, l'ex ministro degli interni non ha mai voluto svelare chi abbia ucciso Giorgiana. Nel 2001 disse di non saperne nulla. Due anni dopo si proclamò depositario di un terribile dubbio che non avrebbe mai rivelato perché troppo doloroso. Successivamente ha parlato di fuoco amico fino al gennaio scorso, quando ha rivelato di conoscere la verità insieme ad altre quattro persone. L'attuale senatore a vita non intende svelarla per non aggiungere dolore ai familiari. Queste le sue parole. Due settimane fa la sorella di Giorgiana, Vittoria, ha lanciato dopo 30 anni di silenzio un appello a Cossiga perché finalmente spieghi come sono andate le cose, senza esito. Di fronte alle nostre ripetute sollecitazioni, Francesco Cossiga ha sempre rifiutato l'ipotesi di confrontarci e di cercare di capire come siano andate le cose. È un dolore immenso anche, un dolore tremendo, e quello che si vede nelle immagini è una scena inimmaginabile oggi, tantissime donne, c'era quella strada che era molto larga, che era completamente coperta dalle donne, donne che piangevano, e mi ricordo che c'era una pioggia gelida, anche se eravamo in maggio, maggio inoltrato a Roma. Ecco, quello al di là della coscienza, eccetera, io insisterei molto sul dolore, il dolore pazzesco, insopportabile, che fece in modo che veramente molte persone tornassero poi a casa, a raccogliersi a casa. L'assassinio di Giorgiana lascia un segno, la linea di massa su cui ha sempre puntato forte il movimento si scontra con la repressione, con alcuni suoi limiti interni, l'assenza di una cultura politica unificante, di un'organizzazione, forse di una strategia. In estate parte la battaglia contro il nucleare, ha inizio una nuova fase per il movimento, l'esperienza del 77 va ad esaurirsi. A Milano, il 14 maggio, giovani cosiddetti appartenenti all'autonomia operaia milanese, sicuramente erano in quel magma, però la struttura di Milano dell'autonomia operaia, anche se molto diversa da quella di Roma, era via Disciplini. Costoro non erano dentro via Disciplini. Insomma, in quella situazione, a quell'emozione della morte di Giorgiana, a tutto quello che ne è conseguito, assumono questa soggettività di portarsi in piazza oltremodo le armi. C'è una contrapposizione con la polizia, si vede questo cosiddetto autonomo che fa il giro di tutte le agenzie di stampa di tutto il mondo,
che sta con la pistola ovviamente così, fermo, con il passamontagna, e spara nei confronti del mucchio, cosa che ovviamente avevamo sempre deprecato, perché c'era capitato sempre a noi, da Fabrizio Ceruso appunto a tutti gli altri compagni morti, insomma, che sparavano sempre nel mucchio, e uccide il brigadiere Custrà. Fu la catastrofe per Milano, fu la catastrofe assoluta, fu lo scompenso che chiuse un'epoca. Secondo me sono più fattori che incidono, sicuramente la repressione ha avuto un valore estremo, cioè nel senso che non so quante migliaia, forse lo saprai meglio te, di persone sono di compagni sono finite in galera in quegli anni, e quindi lascia ovviamente il segno, cioè tutti quelli che conoscevo io sono finiti in galera, insomma, chi per poco, chi per tanto, e questo lascia il segno. E c'è un problema anche legato, come dire, al fatto che il 77 per moltissimi è stato quasi un'utopia, cioè il sogno, realizziamo il sogno, e quindi il problema, visto che il sogno non si realizza, c'è anche un rinchiudersi dentro se stessi. C'è la diffusione dell'eroina, che è una cosa che non va trascurata. Io ho conosciuto centinaia di giovani compagni e compagne che hanno abbandonato la lotta perché trascinati dentro il vortice dell'eroina. E c'è l'incapacità, arrivati a quel momento, anche perché stai sotto botta da più punti di vista, di essere, come dire, lucidi, da comprendere qual è il passaggio da fare. Noi abbiamo proprio peccato, no, di troppi sogni, no? Nel senso che noi eravamo convinti che stavamo proprio troppo vicini alla rivoluzione, sembrava quasi che quello che stavamo facendo avrebbe portato effettivamente uno stravolgimento totale. È vero, il capitalismo continua ad avere una marea di contraddizioni, e su questo è giusto lavorarci e metterle in piedi, però ha anche una grande capacità di rincollare e di rimettere naturalmente in piedi, quando poi ci sono interessi grossi, sia politici che economici, quelli che sono i loro interessi. Quindi forse di negativo noi abbiamo sognato troppo, bisogna sognare sicuramente, però dovevamo stare forse coi piedi più per terra, e questo avrebbe permesso forse alle generazioni dopo di non vivere soltanto i livelli repressivi e vedere anche tanti compagni che avevano vissuto quei periodi ormai distrutti, no? Da quelli che potevano essere anche altri canali, che potevano essere sia le esperienze clandestine, ma anche a volte la droga, eccetera. Il signor Cossiga, che non conoscevamo per quello che era, il capo della Gladio, che lui si autodichiari tale dopo che è stato scoperto dal New York Times, cioè dopo che gli americani lo fanno scoprire, come spesso avviene nei film thrilling, insomma, da questo punto di vista, viene prima fuori la notizia sul New York Times, piano piano gli italiani meno pavidi, i giornalisti la assumono, e lui a un certo punto spavaldamente non è più il Presidente della Repubblica e dice: sì, ce n'era bisogno, io ero il capo della Gladio, c'avevo le armi disseminate per tutta Italia, eravamo pronti ad insorgere se i comunisti avessero preso il potere per via elettorale, non c'era nient'altro da fare. Avendo questa mentalità, gli è parso naturale strutturare, al di fuori di qualsiasi decisione parlamentare eccetera, i corpi speciali che noi abbiamo visto in piazza solo con Giorgiana Masi, ma sicuramente già erano in piazza, e per fortuna c'era un fotografo come Tano D'Amico. Mi sembra di vedere che affiori così dai racconti dell'epoca un po' di tutti quanti, da tutte quante le parti, si vede un po' questo, che Giorgiana è stata la vittima sacrificale, un sacrificio umano alle alleanze che si cementavano tremende tra la DC, il Partito Comunista, e altri partiti. C'era il fronte dello Stato, era lo Stato che stroncava qualsiasi novità che veniva in quei giorni nelle piazze. Thank you.
cinque anatre volano a sud. Molto qualsiasi novità che veniva in quei giorni nelle piazze. Cinque anatre volano a sud, molto prima del tempo l'inverno è arrivato. Cinque anatre in volo vedrai, contro il sole velato, contro il sole velato. E si guarda negli occhi anche delle ragazze giovani di oggi, questo senso di appartenenza c'è ancora. Io mi fido molto di questo, perché alla mia età vorrei veramente il testimone darglielo, perché vadano avanti per un mondo un po' diverso da quello che sta venendo fuori oggi, perché io ho il terrore di quello che mi sta accadendo intorno. Lo vedrai, ed una preda a cadere, ed una preda a cadere. Quattro anatre volano a sud, quanto dista la terra. Io penso che noi viviamo in un paese in cui i segreti sono molti, però reggono perché sono in molti a conoscerli, cioè a nessuno conviene tirarli fuori, ma li conoscono tutti. Per esempio il Parlamento di allora tutto sapeva, dal presidente all'ultimo parlamentare e forse anche quelli di oggi. Perché in fin dei conti, se io ricordo Giurgiana e se io continuo a fare certe cose, è un modo anche per tenerla in vita, perché la sua non è stata una morte inutile, perché la sua, come tanti di tantissime altre compagne e compagne, non è finita là su un marciapiede per opera della polizia o di qualcun altro che ha voluto annientare invece quello che rappresentava e rappresenterà, spero, ancora i movimenti e le lotte. Quindi fondamentalmente è quasi una sensazione di rabbia che però è costruttiva e energetica, che ritorna al discorso di prima, capito? Io non penso di provare un odio fine a se stesso, ho sempre provato una grossa rabbia, perché già odio è diverso, una grossa rabbia, ma pensando sempre che potesse essere un elemento sia per tenere nel cuore chi poteva vivere solo sulla memoria di chi continuava a essere. Cinque anatre andavano a sud, forse una soltanto vedremo arrivare, ma quel suo volo certo vuole dire che bisognava volare. Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu fossi ancora viva, se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio, se la mia penna fosse un'arma invincibile, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita nella nostra morte almeno diventassero ghirlande della lotta di noi tutte donne. Se non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è col sole. Dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale ad
sondaggio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quasi paura che si perda. Fermo.